E il convegno Genitori efficaci, figli competenti è stato organizzato dalla sezione di Isernia della FIDAPA in collaborazione con l'Istituto Scolastico Fermi Mattei e si basa sui temi della serenità familiare in un momento storico di grave difficoltà nei rapporti tra genitori e figli. Ne parliamo con la psicologa e psicoterapeuta Francesca Capozza. Sentiamo. In un momento in cui la cronaca ci parla insistentemente di dolore inferto ai minori, in famiglia, a scuola, altrove, appare cruciale affrontare e sostenere significativamente il tema della genitorialità, efficace in famiglia, a scuola, nelle coppie separate, parlando di infanzia, adolescenza, difficoltà e risorse. Questo è il tema che si è tenuto presso un convegno di Isernia, genitori efficaci e figli competenti, presso l'ISIS Fermi Mattei di Isernia. L'infanzia è una fase fondamentale della crescita dell'essere umano, è la fase più delicata perché è quella in cui si costruisce la sicurezza in se stesso, la forza, l'autonomia, l'indipendenza, la capacità di resistere, di fronteggiare le sfide della vita quotidiana e questo attraverso la possibilità di fruire di un legame genitoriale quanto più possibile sicuro, forte e saldo. L'obiettivo del genitore è quello di favorire la costruzione di un attaccamento sicuro, ovvero abbiamo bisogno di un genitore non che sia perfetto, ma che sia un genitore appunto quasi perfetto, come diceva Bettelheim, uno psicologo infantile molto importante, che sottolineava l'importanza di essere un genitore passabile, ossia quel genitore che è capace di essere ricettivo e di rispondere adeguatamente ai bisogni emotivi, relazionali, intellettivi, fisici del bambino. Una madre sufficientemente buona, che è quella che con tutte le sue insicurezze, momenti di scoraggiamento, difficoltà, riesce però a instaurare un rapporto significativo improntato alla sicurezza e all'amore nei confronti del bambino. Quello che è fondamentale è avere una immagine positiva dentro di noi del bambino, perché questo ci consentirà di costruire un legame improntato proprio alla forza e alla possibilità di stabilire dei contatti costruttivi a livello educativo. Ed è fondamentale che cosa? Innanzitutto l'ascolto empatico del bambino, la capacità di metterci nei suoi panni, ecco perché ha piccoli passi nel mondo dell'infanzia, metterci nelle sue scarpe, vedere le cose con i suoi occhi e allora essere capaci di capire quali sono, avere delle aspettative realistiche, quali sono le cose che effettivamente può fare, cosa non può fare a seconda della sua età. Non possiamo pretendere un comportamento ineccepibile in un'età in cui ancora, ad esempio, la corteccia frontale non è completamente costruita, infatti il completamento arriva a 25 anni, per cui dobbiamo essere capaci di aiutare il bimbo ad attraversare una fase evolutiva in cui l'integrazione dell'emisfero destro deputato alle emozioni con l'emisfero sinistro deputato invece al pensiero e alla logica sia efficiente ed efficace.